Quindi faccio una brevissima recall di quello che ci siamo detti la volta scorsa rispetto a una parte del processo di classificazione dei costi industriali, concentrandomi essenzialmente sulla modalità di classificazione in termini diretti e indiretti rispetto all'obiettivo di costo. Quando si parla di obiettivo di costo significa l'oggetto del costo, quindi un costo si definisce diretto rispetto all'obiettivo di costo se, per esempio, l'obiettivo di costo è il prodotto finale, la manodopera può essere considerata un costo diretto. Le ruote di un'automobile sono un costo diretto, soprattutto se le acquisti esternamente. Quando hai fissato l'obiettivo di costo, puoi definire se è diretto o indiretto. E quindi abbiamo anche la volta scorsa introdotto il concetto di costo indiretto rispetto all'obiettivo di costo, per esempio, prodotto automobile. Alcuni di voi mi hanno detto alcune cose. Un esempio di prodotto, di costo indiretto, prodotto automobile, quale può essere? Costo indiretto. Sì. No, so, lo spendo io perché sta scritto, quindi No, è una parola. immaginavo. Ah? Immaginavo, sai. Costo Grazie. indiretto, diretto sicuro i materiali, diretto. Per esempio, ma se l'obiettivo di costo è il prodotto, se l'obiettivo di costo per esempio è la linea di produzione, allora diciamo semplifichiamo, obiettivo di costo prodotto finale, cioè la bottiglietta d'acqua della Blues, Natural Water. Indiretto potrebbe essere tipo la manutenzione del macchinario, non lo so. Perfetto, la manutenzione, i lubrificanti. E i costi del Cioè, personale, per tutte esempio, del responsabile della linea piuttosto che il management di conduzione o il CFO, cioè il Chief Financial Officer, tutti questi sono costi non diretti rispetto alla produzione della bottigliella. Quali sono i costi diretti di produzione della bottigliella della collega? la plastica. La plastica è quello che chiamavo le lettere efferato, perché voi siete ingegneri, per caso che mi chiamate con il loro nome, quindi il PET, con le lettere efferato, poi. E l'acqua che Adesso per sarebbe? lei soffrisce L'acqua che ci sarebbe? l'acqua, quindi la materia prima ancora, la manodopera direttamente impiegata per l'imbottigliamento. Quindi questi sono costi diretti sul prodotto obiettivo di costo, quelli indiretti, manutenzione, lubrificanti, minuteria, vidi, bulloni, bulonini, buloncelli, eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo definito, oltre alla classificazione dei costi industriali, una parte legata alla classificazione, un'ulteriore classificazione dei costi in funzione dei volumi di produzione. Quindi non più diretto o indiretto, ma fisso o variabile in funzione del cambiamento e della quantità di prodotto realizzato. Quindi il costo si dice fisso rispetto ai volumi di produzione, se al variare dei volumi di produzione tale costo risulta invariante. Un costo invece si dice variabile nel momento in cui al variare dei volumi di produzione varia il costo varia. Questo è un classico esempio di costo variabile, in cui all'aumentare della quantità di prodotto aumentano i costi in maniera lineare. Non aumentano mai in maniera lineare, ma in un orizzonte di temporale definito li possiamo considerare variabili in maniera lineare. Abbiamo anche definito l'espressione di questa retta che passa per l'origine come produttore tra B, costo unitario, nonché inclinazione della retta, e Q, che è la quantità prodotta. Oltre ai costi variabili abbiamo dei costi fissi, ossia quelli invariabili rispetto ai variare dei volumi di produzione. E in questo caso è una retta parallela all'asse delle ascisse. Questi sono i costi fissi e variabili. Dopodiché abbiamo iniziato a introdurre come la composizione di questi costi ci possa dare un costo totale, un costo totale dell'esercizio dell'impianto. E in questo caso avremo questa retta che è data dalla composizione dei costi fissi e dei costi variabili. Non è nient'altro che una retta, questa azzurra, parallela alla retta dei costi variabili, ma traslata. E quindi l'equazione di questa retta è la seguente: costi totali è data dalla somma dei costi fissi più costi variabili, e quindi è data da CF più BQ.
volendolo esprimere il costo in funzione di unità di prodotto, il costo per unità di prodotto, è sufficiente rapportare, quindi dividere questa espressione per Q e otteniamo costi totali diviso Q uguale costi fissi diviso Q più B costo unitario. Questa è l'espressione della retta dei costi totali. Che cosa ne possiamo fare? A parte una serie di considerazioni che avrò modo di enunciarvi in seguito, quello che dobbiamo e possiamo farne è una valutazione quasi quantitativa rispetto ai costi e ricavi. Prima di introdurre l'analisi costi ricavi, quantità, vi voglio rappresentare ulteriori due tipologie di costo che possono essere utili alla nostra discussione. La prima è come rappresentare questi costi totali unitari. Questi. È evidente che è un'espressione a noi nota, è una curva asintotica a B che ha questa forma, quindi questo è B, questo è il costo totale unitario che ha un andamento regressivo decrementale, decrementa in funzione dell'espressione che è in funzione della quantità asintoticamente a B. Questa è l'espressione analitica e questa è l'espressione grafica. Per Q che tende a 0, per Q che tende a 0, il costo totale unitario tende a infinito. Per Q che tende a infinito, il costo totale unitario tende a B. Altra considerazione interessante da fare è quella relativa, per esempio, all'andamento e la forma dei costi semifissi e costi semivariabili. Il costo semivariabile è un costo caratterizzato da alcune componenti fisse a variare della quantità e altre che variano in funzione della quantità. Fatemi un esempio di costo semivariabile. Un costo sì. Le materie prime sono un costo semivariabile. Sì, potrebbero variare di costo in base alle disponibilità. Fisso perché ci sono sempre, quello che devo sempre pagare, variabile perché comunque vale. Però questa è un'eccezione italiana che apprezzo, diciamo, nella forma, ma in realtà, come dire, industrialmente parlando, o è fisso o è variabile, o è semifisso o è semivariabile. Le materie prime sono quelle direttamente connesse al volume di produzione, quindi di norma sono variabili. Semivariabile potrebbe essere lo stipendio di un dipendente a seconda delle ore di lavoro. Se aumentiamo la produzione deve lavorare di più, quindi c'è richiesta sì. Di fare una manodopera. Quello è in realtà è semifisso, lo diciamo fra un secondo, parliamo del semivariabile. Perché voi ad oggi non pagate la bolletta della corrente, per esempio. Se voi pagaste l'email, vi rendereste conto, o il telefono, o anche il vostro cellulare, quello lo pagate voi e i vostri genitori. C'è un'aliquota fissa. Pertanto, vi dicevo, come possiamo utilizzare
quelle curve, quelle rette che vi ho poc'anzi presentato rispetto alla redditività della mia azienda. Come posso ottenere da quelle curve informazioni rispetto a quanto la mia azienda sia redditiva? Ebbene, per poter fare questo devo fare una break-even analysis, così come è nota in inglese, o piuttosto analisi CRQ, cioè un'analisi di redditività, costi, ricavi, quantità, cioè per custa per costi, ricavi, quantità. Bene, un'analisi break-even analysis, una break-even analysis in che cosa consiste? Intanto nel fare alcune ipotesi di base secondo le quali la struttura dei costi industriali resta invariata nell'intervallo di tempo che consideriamo. Quindi dobbiamo immaginare che la nostra struttura dei costi in quel lasso di tempo che abbiamo definito resta invariata. L'altra? È che il prezzo di vendita resti costante nell'intervallo di tempo considerato al variare del volume di vendita. Quindi al variare del volume di vendita, nell'intervallo di tempo considerato, il prezzo di vendita è costante. Voi sapete che invece potremmo immaginare di creare delle economie di scala, come vedremo fra qualche secondo, o comunque quello che si fa negli hard discount, particolari sconti sul prezzo per incrementare i vendite o cose di questo tipo. Inoltre il costo unitario di acquisizione di ciascuna risorsa produttiva resta costante nell'intervallo di tempo considerato, quindi materie prime, manodopera, energia, non ci sono scatti di incrementi energetici, non ci sono scatti salariali, in quell'intervallo di tempo analizzato noi consideriamo costanti questi costi. E infine il mix produttivo, anch'esso resta costante nell'intervallo di tempo considerato, quindi le tipologie di prodotto che andiamo a analizzare restano costanti all'interno di quel periodo considerato. Inoltre il volume di produzione coincide col volume di vendita. Badate bene che questa è una considerazione non banale. Il volume di produzione coincide col volume di vendita. Significa che quello che produciamo vendiamo. Non sempre questa affermazione è vera. È un assunto che noi facciamo per poter ottenere informazioni attendibili dall'analisi che stiamo realizzando. Queste cinque ipotesi sono alla base della mia analisi di redditività, break-even analysis. Perché si chiama break-even analysis? Lo vedremo proprio a quest'altro. Benissimo. Andiamo a rappresentare pertanto sul nostro piano costi, ricavi, quantità, CRQ, andiamo a analizzare sul nostro piano costi, quantità, le rette relative ai costi totali e ai ricavi. La retta relativa ai costi totali l'abbiamo appena definita, è data da costo fisso più prezzo unitario per quantità, e la retta dei ricavi invece questa è data da prezzo di vendita, che indichiamo con P, per la quantità prodotta. Quindi all'aumentare della quantità cresce il ricavo, quindi P rappresenta il prezzo unitario, ossia il sacrificio economico che sosteniamo per l'acquisizione di una singola bottiglietta d'acqua della nostra collega. Quantità è la quantità del prodotto, che è la stessa per tutte e due le nostre curve. Se vogliamo conoscere il nostro utile, la formula per definire l'utilità dell'azienda è data nient'altro che dalla differenza tra i ricavi ottenuti dalla vendita del prodotto e i costi sostenuti per produrre quel manufatto, quel singolo prodotto. Quindi l'utile è dato dalla differenza tra ricavi e costi totali. Tuttavia sappiamo che i ricavi sono dati da P, inclinazione della retta dei ricavi, per Q, quantità prodotta, e la retta dei costi invece CF più B per Q. Per cui, mettendo in evidenza Q, abbiamo Q per P, prezzo meno unitario, meno B, costo unitario, meno CF. Questa è la rappresentazione della retta degli utili. Se io vi dicessi rappresentate la retta degli utili, questa è la formula analitica. Adesso vi faccio vedere come si rappresenta graficamente. Ebbene, è facile notare come ci sia un punto, che è questo, corrispondente a una prestabilita quantità, Qstar, rispetto al quale i costi, retta azzurra, e i ricavi, retta rossa, si intersecano. In quel punto
i ricavi e i costi sono uguali, quindi l'utile è nullo. Quindi se U è uguale a 0, se l'utile è uguale a 0, significa che i ricavi sono uguali ai costi totali e pertanto possiamo scrivere che Q, ricavandolo da questa espressione, è uguale a CF, costo fisso, fratto P meno B. Allora, quindi per poter dimensionare in maniera opportuna il vostro impianto dovete effettuare questo tipo di analisi e verificare tre condizioni differenti che possono essere rappresentate nella vostra analisi, nel vostro studio. La prima è che P è minore di B, quindi il prezzo è minore, il prezzo unitario è minore del costo unitario. In questo caso le due rette RC divergono, quindi vi troverete due rette divergenti dal momento che questi coefficienti rappresentano i coefficienti di inclinazione delle rette. Oppure P è uguale a B, in questo caso la retta dei costi è parallela a quelli dei ricavi, quindi in ogni caso vi sconsiglio ampiamente di produrre, di realizzare un impianto in questo senso dal momento che le due rette non si intersecheranno mai, quindi non avete mai il break even, non avete mai il punto di pareggio, quindi non avete mai un'utilità di processo. E infine P risulta maggiore di B, l'intersezione delle due rette CT e CT costi totali R avviene in quel punto costare come abbiamo visto nella slide precedente. Queste sono le tre condizioni. È ovvio che noi auspichiamo di produrre con un'intersezione delle due rette, ma non ci accontentiamo di questo. Noi vorremmo anche che tale intersezione avvenisse, come vedremo quando fra poco individueremo il coefficiente di sicurezza, non fra poco, in questo slide, quindi noi vorremmo che il punto Q star fosse quanto più possibile vicino all'origine. Perché che cosa genera questo? Significa che con una piccola quantità che produciamo andiamo subito in utile. Quello che succede alla Ferrari. La Ferrari con poche unità, poche chiaramente rispetto alla produzione di Fiat Auto o di Volkswagen piuttosto che di Mercedes, con poche unità va utile perché è un costo elevato ma anche un prezzo di vendita elevato. Quindi l'intersezione delle due rette avviene molto bassa, cosa che invece non avviene con prodotti come possono essere la bottiglietta di polietilte lefterato di cui parlavamo prima, in quanto il costo della produzione vanno a pareggio se ne produci moltissime, altrimenti non conviene produrre. Tant'è che molte aziende, dalla Ferrarelle alla Coca-Cola piuttosto che alla Pepsi, l'imbottigliamento della Pepsi, acquistano i provini da cui poi vengono realizzate quelle bottigliette direttamente da un'azienda esterna, e che tale la quantità di prodotto che devi realizzare che non conviene integrare verticalmente. Ma andiamo avanti. Allora, come vi dicevo, se siamo al di là del punto Q star abbiamo degli utili, e gli utili sono rappresentati dalla differenza tra i costi e i ricavi. Questi sono i costi e i ricavi, questi sono i ricavi totali e questi sono i costi, quindi la differenza tra ricavi e costi, chiedo scusa, genera l'utile. Qui invece la perdita. Tuttavia, come vi dicevo, noi vogliamo
fare in modo che tali utili e perdite non siano estremamente varianti in funzione della quantità di prodotto. Mi spiego meglio. Se io trovassi il punto di pareggio in prossimità della quantità QT, che è la quantità di produzione totale prevista, è evidente che in un breve lasso di tempo, per il variare delle condizioni del contorno, quindi per una breve variazione, quindi in un breve lasso di tempo varia la quantità che stiamo producendo, io passo da utile a perdita in maniera troppo repentina. Quindi invece voglio che la fascia in cui mi trovo a realizzare i miei prodotti, quindi la fascia all'interno della quale muovo il mio impianto produttivo, sia piuttosto robusta, invariante. Quindi al variare di questa quantità totale, massima prodotta, sto ancora in utile. Per fare questo introduco il coefficiente K, che si chiama margine di sicurezza, dato dal rapporto tra QT, ovvero la produzione totale prevista, meno Q-star, che è il punto di pareggio, il break-even, fratto QT per 100. Questo valore di sicurezza, che è espresso in forma percentuale, deve essere compreso tra il 30 e il 50%, ovvero un valore di Q-star tra 50 e 70 di QT. Quindi io devo lavorare in un intorno rispetto a QT, che è il valore massimo, di 50-70. Se mi muovo in un intorno di 10-15, significa che mi sposto velocemente intorno a quella quantità, non ho più possibilità di recuperare, di andare a utile, ma ancora in perdita. Bene. Che cosa ancora può succedere, sempre volendo sfruttare questa analisi che abbiamo appena introdotto, CRQ? Può succedere che nel corso della vita del mio impianto varino i prezzi, quindi aumenti il prezzo di vendita. In questo caso significa che aumenta l'inclinazione della rotta dei ricavi e quindi si sposta, come vedete, il Q-star. Passa da Q1 star a Q2 star e in questo caso c'è un abbassamento del break-even point, quindi la mia azienda va in utile prima. Invece potrebbe succedere che abbiamo un incremento dei costi fissi, quindi incremento dei CF, che passa dal CF1 a CF2, e in questo caso traslerà la retta dei costi totali verso l'alto, e come vedete il punto Q1 star diventa il punto break even, passa da Q1 star a Q2 star. In questo caso quindi io devo produrre molta più quantità per riuscire ad andare in utile. E in questo caso, ove QT si trovasse da queste parti, ho un coefficiente di sicurezza assolutamente pessimo. Ricordate, il coefficiente di sicurezza K deve essere il 50-70% di QT, cioè della quantità massima prodotta. Infine potrebbero variare invece i costi variabili, perdonate la ripetizione, quindi si abbassa l'inclinazione della retta dei costi totali, decrementano i costi unitari, decrementa l'inclinazione di questa retta. In questo caso notate che il punto di pareggio, il break even, passa da Q1 star a Q2 star, ovvero si avvicina all'origine, quindi la mia azienda andrà in utile a una quantità Q star 2 inferiore a Q star 1, quindi con più bassi volumi di produzione riesco a generare utile. Andiamo a introdurre un esempio che poi ricalca quello che farete in termini esercitativi e proviamo a seguirlo pedissequamente, così come illustrato nella slide. Bene, abbiamo un'azienda i cui costi fissi sono pari a 100.000 euro. Le spese generali amministrative sono pari a 30.000 euro. La manodopera diretta è pari a 14 euro a unità e le materie prime sono pari a 10 euro per unità. Da un'analisi condotta sul mercato risulta che dovrebbero essere prodotte circa 10.000 unità di prodotto a un prezzo pari a 42 euro per ogni unità per ottenere un'azienda spendibile sul mercato, nel senso che può presentarsi al mercato.
ci si chiede se il prezzo si riducesse a 40 euro l'unità, che cosa avverrebbe? Il prodotto venduto dovrebbe essere di 12.000 unità. Si vuole determinare il break even point nei due casi e quale delle due soluzioni, quella a 42 unità o quella a 40 euro per unità, massimizza il mio profitto. Bene, cominciamo col determinare rispetto alla prima soluzione il break even. Quindi sappiamo che rispetto al punto di pareggio, l'unità nel punto di pareggio, l'utile risulta uguale a zero e quindi i costi fissi sono uguali ai costi variabili. Pertanto l'espressione di Q-star è data da C con F fratto P meno B o meno beta. In questo caso è riportato beta. Quindi abbiamo Q1, ricordate, 10.000 e 12.000. Quindi Q1 è dato da 10.000 unità a 42 euro unità. R1, quindi ricavi, sono dati dal prodotto tra P e Q, quindi P1 e Q1, quindi 42 euro per 10.000 unità fa 420.000 euro. Questo è il ricavo rispetto alla prima soluzione. I costi fissi, che invece sono dati da questo valore e le spese generali amministrative, perché non variano alla quantità di prodotto, cioè il centralino, il responsabile amministrazione, eccetera, non sono parametri variabili a variare delle quantità prodotte, sono quindi 100.000 più 30.000, quindi sono 130.000 euro. Mentre D, o beta, il prezzo, il costo unitario è di 15 euro relativi alla manodopera, la manodopera diretta, e 10 euro relative alle materie prime. Quindi 10 più 15 fa 25 euro per ogni unità. Abbiamo tutti i parametri per poter ottenere il nostro Q-star, il primo Q-star relativo alla soluzione 1. Ebbene, Q1 star è dato da 130.000, ovvero costi fissi, questo, fratto prezzo unitario di vendita 42 meno costo unitario 25. Quindi è dato da 7,647 unità, di 7.647 unità. Questo è il break even, quindi il valore della Q rispetto al quale l'utile è uguale a zero, il punto di pareggio. Andiamo a sostituire i valori appena calcolati all'interno della retta degli utili, quindi all'interno della formula degli utili, dove abbiamo R meno costi totali, dove i costi totali sono costi fissi meno i costi variabili, quindi R è pari a 420.000 euro meno costi fissi 130.000 euro meno beta, che è 25, per 10.000 unità, è uguale a 40.000 euro. Questo è l'utile generato nel primo caso. Andiamo a calcolare gli stessi parametri rispetto al secondo caso, quindi a Q2. In questo caso le unità riportate sono 12.000 non più 10.000 e il costo di vendita è 40 euro a unità. Ripercorriamo gli stessi passi, quindi abbiamo che R2 è uguale a P2 per Q2, quindi 40 per 12.000, quindi 480.000 è il ricavo complessivo, mentre i costi totali sono dati dai costi fissi, quindi costi fissi più spese generali, 100.000 più 30.000 sono uguali, meno i costi variabili, per il costo unitario, che è 15 più 10 uguale a 25 euro unità. Quindi Q1, Q2, chiaramente c'è un errore qua, Q2 star è dato da 130.000 diviso prezzo unitario per costo unitario 40 meno 25. In questo caso il break even è a 8.667 unità, come naturalmente ci potevamo aspettare. Quindi abbiamo necessità di produrre un maggior numero di manufatti per poter andare in pareggio. L'utile Q2 è dato come prima dalla differenza tra 480.000 meno 130.000 meno 25 per 12.000 e 50.000. Come è evidente, l'utile nel secondo caso
è maggiore dell'utile del primo caso, quindi U2 è maggiore di U1, quindi abbiamo risposto alla prima delle nostre, cioè alla prima, abbiamo risposto al quesito che ci eravamo posti nell'analisi del nostro problema. Adesso andiamo ad aggiungere ulteriori informazioni che possono essere utili per analizzare gli scenari comportamentali del nostro impianto. E quindi andiamo a diagrammare l'andamento dei costi unitari. Il costo unitario relativo al ricavo o relativo al costo di produzione. Quindi il ricavo unitario è dato chiaramente al ricavo totale fratto Q, quindi P. Il costo totale è dato da sempre C con F fratto Q unitario, B Q fratto Q, quindi C con F Q più B. Andiamo a rappresentare le nostre amabili curve. Come vedete, se questo sulle ordinate sono portati i costi unitari e sulle ascisse le quantità, questa è la curva dei costi totali. Come vedete, la curva dei costi totali all'aumentare della quantità decrementa rispetto alle due rette R e C, in cui abbiamo i costi e i prezzi unitari, quindi P che è il prezzo unitario di vendita e B che è il costo unitario. Notate che quindi questa retta, questa curva, chiedo scusa, interseca la retta dei ricavi in un punto, questo, che rappresenta il break-even. E poi ha una valore massimo in corrispondenza di quella che abbiamo definito QT, cioè quantità totale che l'impianto è in grado di produrre, e la quantità ottimale massima che si può produrre. Perché è la quantità massima? Perché a un certo punto entra in gioco un fenomeno che vede un incremento dei costi anche se aumento la quantità. Mi spiego meglio. Prevedo un incremento dei costi maggiore dell'incremento della redditività, maggiore dell'incremento degli utili. Perché? Si chiama gigantismo industriale, perché aumentano i costi di manutenzione, perché aumentano i costi di straordinari, perché aumentano i costi degli spazi che devo occupare, tali che il mio prodotto e la configurazione del mio impianto non è più in grado di coprire i costi che sto sostenendo. E quindi la curva inverte la direzione e inizia a incrementare nuovamente, fino a intersecare nuovamente in un punto Q2 star la retta dei ricavi. Questo intervallo tra Q1 e Q2 star si chiama intervallo operativo, è l'intervallo entro il quale si può muovere l'impianto, oltre il quale stiamo producendo perdite. È evidente che io cercherò di fermarmi in un intorno di Qt, perché raggiungo, come vedete, tra la distanza P e B un massimo di utilità unitaria. Ma in ogni caso, se mi muovo all'interno di questo intervallo, produco utili. In alternativa, sto iniziando a produrre perdite. Questo intervallo si chiama intervallo operativo. Esatto. È l'intervallo all'interno del quale la mia azienda può essere operativa. L'intervallo all'interno del quale mi posso muovere avendo utili. Lo possiamo vedere anche in un altro modo. Devo scorrere velocemente le slide indietro, ma fa niente, va bene così. Dopodiché ci sono dei fenomeni che il mio impianto può gestire. Per esempio, in funzione delle quantità o in funzione di fenomeni particolari del mercato. Queste condizioni le andremo a studiare in un secondo momento. Quello su cui mi interessa ancora concentrare la vostra attenzione, compatibilmente al vostro livello di stanchezza, sono ulteriori due parametri essenziali nelle analisi che noi andiamo a realizzare. Uno si chiama MAC, margine di contribuzione, e l'altro si chiama MAL, margine lordo. Che cos'è il MAC? Che cos'è il margine di contribuzione? Il margine di contribuzione, lo vedete da questa espressione, è la differenza tra i ricavi e i costi variabili. Ci siete? Quindi questi sono i ricavi, questi sono i costi variabili, questo rappresenta il MAC, che in forma analitica può essere dato dal prodotto tra P e Q meno il prodotto tra B e Q.
quindi P meno B per Q è il mio MAC, quindi la differenza di coefficiente angolare delle rette, dei ricavi e dei costi per la quantità rappresenta il MAC. Ovviamente il MAC unitario si ottiene dal MAC dividendo per la quantità Q e otteniamo il MAC unitario. Ovviamente il MAC unitario per Q rappresenta nuovamente il MAC. Che cosa rappresenta analiticamente, che cosa rappresenta fisiologicamente il MAC? Cioè che cosa, che misura vi dà? Fisiologicamente è ovviamente errato. Che cosa rappresenta aziendalmente parlando? Che misura vi dà il MAC? Che informazioni vi dà? Vi fornisce informazioni rispetto a quanto rapidamente incrementano i miei utili. È un'informazione che ci dà un'inclinazione della retta degli utili. Andiamo a vedere, e così comprendiamo meglio anche la funzione del MAC. Allora, se adesso andiamo a ricostruire quella espressione della retta degli utili che vi ho detto all'inizio della lezione, gli utili sono dati ai ricavi meno i costi totali, e quindi la retta degli utili è data da meno C con F più P meno B per Q. Quindi se io volessi rappresentare la retta degli utili su di un piano costi-quantità o comunque utili-quantità, meno C con F è negativo, questo è il punto di pareggio, ovvero dove i ricavi e i costi sono uguali, e questo rappresenta la parte di utilità. Ebbene, l'inclinazione di questa retta, badate bene, è P meno B, che guarda caso è proprio il MAC unitario. Quindi P meno B rappresenta il coefficiente angolare della retta degli utili e quindi esprime quanto rapidamente incrementano gli utili. È importante per un'azienda, secondo voi, avere un MAC unitario elevato? Perché? Perché significa che il prezzo di vendita è molto maggiore rispetto al costo del venduto, al costo di vendita. Il costo di produzione. Costo di produzione. Cioè vi dice che il vostro prodotto ha un'elevata marginalità. Immesso sul mercato vi consente di ottenere rapidamente utili, una velocità con cui raggiungete gli utili. E quindi vi dà anche una dimensione di come costruire la strategia di mercato della vostra azienda, pure si chiama marketing. Facevo l'esempio nelle precedenti, non so se l'ho fatto anche a voi, del prodotto del giubbino della Fei di Della Valle, no? Il cui costo è inferiore ai 100 euro e il prezzo è quasi superiore ai 1000. Perché questo gap funzionale? Perché una strategia di mercato, di vendita della Fei è affamare il cliente, fargli desiderare di volerlo, e se lo deve comprare non quest'anno, l'anno prossimo, devi mettere i soldi a parte, ma se l'altro accattare come dico io, non è prezzi, non abbassa mai i prezzi, perché serve creare uno status, una strategia di mercato. Ebbene, attraverso questa strategia di mercato il MAC unitario di un'azienda di quel tipo è estremamente elevato, perché ottiene una enorme differenza tra i ricavi e i costi di produzione. Ma ancora, notate che se io producessi al di sotto della break-even, che cosa posso affermare banalmente guardando questa retta? Che gli utili sono minori di zero. Vediamo che gli utili sono minori di zero. Eppure, ci sono aziende che in una parte particolare della loro vita, perdonate l'allitterazione, quindi in un percorso della vita utile aziendale, nonostante si trovino in questa fascia, cioè producono perdite, continuano a produrre. Perché? Vabbè, dipende sempre dal periodo del mercato. Per esempio, in questo periodo sono 3 anni che la depressione del mercato ha costretto molte aziende a muoversi in questa. Però perché lo fanno? Perché? Nel momento in cui c'è la ripresa, forse. Ovviamente ci deve essere un presupposto che sta enunciando il vostro collega, ci deve stare una strategia per uscire out of crisis, diciamo, come diceva David, cioè bisogna fare in modo di avere un percorso, una strategia, altrimenti lavorare per perdite è una follia, solo le famose lavatrici della mafia o della camorra possono permettersi una cosa del genere, ma non esiste poter lavorare sempre in perdita, però per alcuni periodi della vita, oggi leggevo. Nel momento in cui iniziano a vendere il costo sarà zerato perché sarà tutto riserva di magazzino, vendere è tutto utile. Immaginiamo che ci muoviamo qua, un Q1
inferiore di costare. Questa è la quantità in cui ci troviamo e otteniamo queste perdite. Perché le aziende producono? Dicevo oggi sul giornale che Finmeccanica, che è una holding, diciamo, della difesa nonché del trasporto, Ansaldo, Alenia, MPDA, Automelara e tante altre fanno parte del mondo Finmeccanica, è andata in utile, leggero utile, 76 milioni di euro, rispetto a una perdita di oltre 400 milioni dell'anno scorso. Essendoci una perdita, in teoria avrebbero potuto dire, a parte i requisiti di bilancio, chiaramente bisogna vedere se quella perde intatto il patrimonio, ma queste sono cose che non riguardano la produzione, ma hanno continuato a produrre. Perché pur muovendomi al di sotto di questo livello di quantità, se io ho una strategia di uscita da questo momento di crisi, almeno ammortizzo una parte dei costi fissi che sostengo comunque, anche se non produco. Cioè, se io fermassi il mio impianto, quindi Q uguale a zero, cioè mi trovo qui, i costi fissi li sostengo allo stesso modo. Allora mi conviene anche in perdita produrre qualche cosa, che magari non ho una perdita uguale a C con F, ma C con F meno un qualche cosa che chiaramente è utile a poter avviare quel percorso di uscita dalla crisi. Chiaro? Quindi, se io vi dovessi fare una domanda, ma è possibile produrre a costare? Certo è possibile, non conviene, ma molte aziende, alcune aziende lo fanno in periodi di difficoltà, avendo una strategia di uscita, perché copri una parte dei costi fissi che comunque sostieni, anche se stai fermo, anche se non produci nulla. Per Q uguale a zero, meno C con F è fisso, perché sono gli ammortamenti, sono dipendenti, non li puoi licenziare, non è come negli States o come in altre parti del mondo dove la garanzia del dipendente è un po' meno forte che in Italia. Per poter licenziare devi avviare un bel processo lungo e oneroso per l'azienda, per cui nel lasso di tempo che noi stiamo analizzando, l'anno, quel costo è considerato fisso. Bene, e quindi abbiamo visto anche il MAC unitario che rappresenta, quindi, che ci dice, che informazioni ci dà il MAC unitario? Non ho sentito io, scusa. Di quanto rapidamente si incrementa. Perfetto. Di quanto rapidamente incrementa il nostro utile, i nostri utili, quindi il coefficiente angolare della rete degli utili. Volendo fare un calcolo analitico e immaginando che i ricavi sono pari a 8.000 kilo euro, 8 milioni di euro, quindi costi di fabbricazione 4.800, andiamo a calcolare un ulteriore parametro che estremamente utile anch'esso nelle valutazioni strategiche del nostro impianto. Si chiama margine lordo. Il margine lordo è la differenza tra i ricavi e i costi di fabbricazione. Quindi i ricavi sono sempre gli stessi, i costi di fabbricazione sono i sacrifici economici che ho sostenuto per poter realizzare quel prodotto. Tornando quindi alla descrizione del mio modello aziendale, in cui vi citavo ricavi 8.000, costi di fabbricazione 4.800, la differenza tra ricavi e costi di fabbricazione mi dà il MAL, il margine lordo, che è 3.200 kilo euro. È evidente l'informazione che ci restituisce questo parametro. Provate a renderla evidente voi a me. Che informazioni ci restituisce questo parametro? Il MAC lo abbiamo deciso, ce l'ha detto anche la collega, siamo in pace con noi stessi. Il MAL, che informazioni ci restituisce? Che poi, cioè, da quello dobbiamo fare i ricavi, da quello al MAL, dal margine lordo dobbiamo ottenere i ricavi. Cioè, dobbiamo sottrarre il netto che ho direttamente, perché se io ho i ricavi, i miei costi di fabbricazione. Fabbricazione, cioè immaginate. È il netto che io dall'azienda non ho ammortizzato i costi iniziali. No. Non entriamo in digressioni contabili perché ci alluppiamo su un vortice sul quale ho troppe poche informazioni da trasferire per poterlo far comprendere. No, pensiamo industrialmente. Quindi il ricavo è il ricavo.
Il costo di fabbricazione è esattamente quello che ho speso per poter realizzare questo dispositivo. Che significa le materie prime connesse a questo dispositivo, la manodopera connessa a questo dispositivo. È una valutazione industriale di quello che sto facendo. Una valutazione industriale della redditività della mia impresa. Mi dice la differenza tra il ricavo e il costo di fabbricazione. Una sorta di valore, valutazione del valore aggiunto della mia azienda. Il valore aggiunto è una misura della capacità di trasformazione della materia che ha la mia azienda. Il MAL ci dà una misura di quanto valore è intrinseco al prodotto che sto realizzando, al singolo o a tutta la mia azienda. Perché ci dice che marginalità io ho a disposizione per pagare tutto quello che non è direttamente connesso al prodotto. Il general manager Moretti delle Ferrovie dello Stato, la mia segretaria, il mio ufficio amministrazione, la mia squadra di manutenzione, mi consente di verificare come la mia azienda è in grado di coprire tutti i costi indiretti. Quindi quanto più elevato questo coefficiente, questo MAL, tanta maggiore è la capacità che io ho di generare ricavi utili a poter creare, gestire e far avanzare o investire ulteriori risorse nella mia azienda. Non so se sono stato chiaro. I ricavi meno costi di fabbricazione, i costi diretti di fabbricazione. E questo, infatti, presenta differenze con, perciò forse lei citava spese generali, tasse e imposte, ovviamente con l'utile, che è cosa ben diversa, perché a questi costi dovete aggiungere una serie di costi diretti e indiretti che non sono presenti in C-Core-F, in costi di fabbricazione. Andiamo a fare un esempio. Allora, immaginiamo di avere un'azienda che realizza tre prodotti, prodotto A, B e C, con prezzi unitari differenti e con quantità anno differenti. La prima, 240 euro a unità con un costo o con una quantità di 34.300, il prodotto B, 760 euro per unità e 24.200 unità all'anno è la capacità produttiva, la quantità realizzata, e il prodotto C, 170 euro anno con 26.750 quantità unità. E vediamo che queste sono le declinazioni dei costi per realizzare questi specifici manufatti. Abbiamo costo materia prima A, costo materia prima B, costo materia prima C, che aggiungiamo un'ulteriore variabile entropica che è prodotto all'estero. Vi leggo anche per motivi di illeggibilità, probabilmente per le distanze, anche i valori delle materie prime. La materia prima A, 1670 kiloeuro, la materia prima B, 3465 kiloeuro, la materia prima C, 2145 kiloeuro, mentre la manodopera di produzione, che è la stessa per la realizzazione dei prodotti, immaginate lo stabilimento Fiat che realizza tre modelli di auto, la Giulietta, la Delta, e la Bravo, quindi fa sullo stesso, immaginate queste tre tipologie di prodotto, manodopera di produzione 980 kiloeuro, manutenzione 65.000 kiloeuro, energia elettrica variabile con A 78, variabile con B 46, elettrica aliquota fissa, quindi invariante al variare del volume di produzione, 56.000. Lavorazione esterna del prodotto C, visto che la manifattura di questo terzo non viene fatta all'interno dell'impianto ma all'esterno, è pari a 267.000, mentre gli ammortamenti sono 125.000, le spese generali 310.000, retribuzione degli impiegati non direttamente connessi alla manodopera, alla produzione 180.000, spese di distribuzione, la supply chain ci costa la bellezza di 740 kilo euro, cioè 740.000, gli oneri finanziari 160.000.
Questa è la tabella dei costi che ci consente di andare a verificare come calcolare il nostro margine di contribuzione. Quant'è il nostro margine di contribuzione? Abbiamo detto il margine di contribuzione è la differenza tra i ricavi e i costi variabili. I ricavi li conosciamo perché ce li calcoliamo, i costi variabili invece sono questi riportati nella tabella, il cui totale è 9.391, ovvero materia prima ABC, manodopera di produzione, energia elettrica variabile, lavorazione esterna e spese di distribuzione, perché anche queste sono legate alla quantità prodotta, cioè se io produco meno automobili ho meno camioncini che mi devono portare in giro il mio prodotto. Quindi il ricavo per ognuno dei prodotti che è dato nient'altro che dalla produttore del prezzo unitario della quantità prodotta è 8.232, 18.392 kiloeuro sempre e 4.547 kiloeuro, quindi il ricavo totale è 31.171 kiloeuro, 31 milioni di euro. Quindi il MAC sarà dato da, per ogni singolo prodotto, dal ricavo specifico per questo 8.232 meno i costi variabili dello specifico prodotto e quindi abbiamo meno 167 più 78 che ricordate rappresenta l'energia elettrica variabile relativa al prodotto A. Per il prodotto B abbiamo invece più un costo variabile di 46 mentre per il prodotto C di 267 che è l'aliquota legata, ricordate, alla lavorazione in esterna oltre chiaramente al costo della materia prima. Quindi ho un margine di contribuzione diverso per i tre prodotti che non vi leggo e un margine di contribuzione totale che è dato dalla somma di queste tre grandezze. Il margine di contribuzione complessivo è dato quindi da 10.454 kiloeuro, 10 milioni di euro e passa. Il margine lordo invece, come ricorderete, è dato la differenza tra i ricavi totali e i costi di fabbricazione. Andiamo a vedere quali sono i costi di fabbricazione. I costi di fabbricazione chiaramente sono legati alla natura del ciclo di trasformazione del prodotto stesso o al volume della realizzazione del prodotto stesso e quindi sono materie prime A, materie prime B, C, nonché manodopera di produzione, lavorazione esterna e energia elettrica dei prodotti, quindi 8.651 di costo diretto più spese generali, parte delle spese generali, ovvero l'aliquota fissa, nonché la retribuzione degli impiegati che concorrono alla realizzazione del costo di fabbricazione specifico che è pari a, quindi, a 31 milioni meno 31.171,50 meno 9.692.000. Il margine lordo è 21.479.000. Questo numero, che di per sé può significare poco, ci dà una forte lettura strategica di quello che è il funzionamento del nostro impianto. Andiamo a fare delle considerazioni sul margine di contribuzione, immaginando che ci sia un'azienda che presenta diversi costi di produzione tra fissi e variabili articolati come in tabella. È vantaggioso produrre un prodotto marginale che saturi la capacità produttiva residua e di cui si sa che esiste la possibilità di vendere sul mercato ad un prezzo pari a 80 euro unità. Si vuole sapere se questa affermazione è verificabile sapendo che rimangono identici i costi variabili unitari di produzione. Quindi vogliamo sapere se restano uguali i costi variabili di produzione, è vantaggioso produrre un manufatto a marginalità che saturi completamente la capacità produttiva residua con la possibilità di venderlo a 80 euro unità? Bene, per fare questa analisi dobbiamo innanzitutto calcolare il punto di pareggio dato il nostro caso, quindi ricordate il costo fisso al numeratore meno P meno B che sono i costi, il prezzo unitario e il costo unitario,
e quindi è 9.524 unità. Il costo della produzione marginale è pari al costo variabile, che è pari a 57 euro unità. Se tanto se i costi restano fissi, ogni prodotto crea un maggiore utile pari alla differenza tra 80 e 57. Quindi abbiamo un margine di contribuzione unitario pari a 23 euro unità. Il che ci può dire che, avendo un margine di contribuzione unitario positivo, conviene produrre al massimo della capacità produttiva, perché in questo caso abbiamo un incremento marginale della nostra produzione. Se le vendite non raggiungono invece il break-even, l'impresa non necessariamente deve cessare la produzione, come vi ho detto, dal momento che questa situazione genera comunque un beneficio determinato dal coprire una parte dei costi fissi. E questo l'abbiamo visto già prima, quando abbiamo disegnato la retta degli utili. Se vogliamo infine andare a calcolare il punto di pareggio in termini monetari, dobbiamo utilizzare l'espressione del MAC all'interno dell'espressione della formula classica che abbiamo ricavato per il calcolo del break-even. Quindi C con F, costo fisso, fratto MAC unitario. Esprimendo il volume di produzione in unità monetaria, il margine di contribuzione può essere espresso come una frazione K del ricavo. Possiamo considerare il margine di contribuzione come una parte dei ricavi, parte che chiaramente è data dal ricavo meno il costo variabile fratto R, quindi 1 meno costi variabili fratto R, il che significa che, avendo il MAC questo tipo di espressione, dove K ve l'ho poc'anzi descritto, e ricordando l'espressione dell'utile, possiamo dire che MAC è uguale a ricavi meno costi variabili, che è uguale a costi fissi più utile, ricordate la retta dell'utile. E quindi nel punto di pareggio, dove l'utile è uguale a 0, sarà che il MAC è uguale ai costi fissi. E quindi possiamo scrivere K per R, tenendo presente l'espressione che abbiamo prima ricavato, K per R è uguale a C con F. Risolvendo questa equazione dell'incognita R, si avrà che R è uguale a C con F fratto K, ovvero C con F fratto 1 meno costi variabili fratto ricavi. Questa espressione ci consente di dare una valutazione in termini monetari del break-even. Quindi, se io vi chiedessi in termini monetari quella più stata, che cosa corrisponde, voi dovete considerare considerare il MAC come una frazione del ricavo, come una frazione del ricavo, quindi MAC uguale a KR, dove K è pari a questa espressione. Introdurre la relazione della retta degli utili, in cui equiparate rispetto al punto di pareggio gli utili rispetto ai ricavi, gli utili sono nulli e quindi i ricavi sono uguali ai costi, e una volta noti che i ricavi sono uguali ai costi, essendo il MAC uguale a C con F, potete calcolare, tenendo presente quello che avete detto prima, K per R uguale a C con F, in cui R è data da questa espressione. In questo modo ottenete una dimensione monetaria del punto di pareggio. Immaginiamo di avere l'esigenza di calcolare la quantità ottimale di produzione, cioè la quantità che massimizza i miei ricavi, che massimizza la mia utilità, che massimizza il mio utile. Ebbene, per poter conseguire la determinazione di questo volume, immaginiamo di avere un diagramma come quello classico del C. Costi, ricavi, quantità, CRQ, di redditività. E immaginiamo che l'azienda lavori in regime di concorrenza perfetta, ovvero il prezzo P di mercato è costante e fissato nel tempo. Il punto di pareggio sarà questo punto Q1 star, dove la retta dei ricavi interseca la retta dei costi totali. Che cosa avviene tuttavia a una determinata quantità? Quindi la retta dei costi non incrementa in maniera lineare, in maniera definita, ma all'aumentare della quantità si crea un fenomeno per il quale i costi iniziano a incrementare in maniera più che lineare,
fino addirittura a intersecare in un secondo punto Q2 nuovamente la retta dei ricavi. Quindi abbiamo un punto Q ottimo rispetto al quale i ricavi sono massimi, gli utili sono massimi, dopodiché questi utili incominciano a decrementare. Quindi possiamo determinare, quindi dobbiamo determinare qual è questa quantità utile. Per poterla determinare ricordiamo che l'espressione del ricavi è data da P per Q e possiamo dire che il costo totale può essere anche generato da una funzione, quindi non più una retta, P di Q, che è chiaramente fornita dalla composizione dei costi fissi più i costi variabili. Quindi possiamo ottenere, come sempre, che gli utili sono dati alla differenza dei ricavi e i costi totali. Tuttavia, in questo caso, i costi non sono più una retta, ma sono una funzione C con F. Per determinare il valore ottimale di produzione, quindi, utilizziamo il metodo dell'analisi marginale. E quindi abbiamo che i ricavi sono sempre P per Q meno la funzione di costo di Q, che è F di Q. Per determinare se i profitti aumentano o meno, bisogna verificare se la produzione di unità addizionale fa crescere i costi di più o di meno del prezzo. Quindi se un incremento di unità addizionale di produzione fa crescere i costi di più rispetto al prezzo, è evidente che non conviene realizzarla. Se invece c'è un ricavo marginale maggiore, e allora conviene ancora produrlo. Si dimostra che l'utile risulta massimo quando la variazione di costi corrispondente all'aggiunta di un'unità di prodotto è pari al ricavo in più che si ottiene dalla sua stessa vendita, ossia quando il costo marginale è uguale al ricavo marginale. Quando avviene questo fenomeno, il costo marginale è uguale al ricavo marginale, si ottiene la produzione QT sta ottima che a noi interessa, oltre la quale gli utili iniziano a decrementare, prima della quale gli utili sono assolutamente positivi rispetto a quel valore, in corrispondenza di quel valore gli utili sono massimi. Vediamo analiticamente come si può calcolare questo valore Q che ci interessa. Abbiamo la necessità di ricavare la derivata parziale della funzione utile rispetto a Q, tenendo presente che sappiamo che in quel punto il valore è massimo e quindi, come ricorderete dall'analisi 1, in quel punto dobbiamo andare a calcolare la derivata. E quindi abbiamo la derivata di P per Q fratto di Q meno la derivata della funzione F di Q fratto di Q. Deve essere nulla, perché in quel punto le rette sono parallele. Le conseguenza, perché stiamo cercando un punto di una funzione che è molto particolare, che è il massimo di questa funzione. Quindi abbiamo, essendo nullo in quel punto, la funzione P meno D con F di Q fratto di Q uguale a 0. Quindi, come è evidente, il livello più vantaggioso di produzione è quello nel quale il costo marginale è uguale al ricavo marginale. P uguale a dF fratto dQ, ovvero il costo marginale di produzione è uguale al prezzo di mercato. Ovvero, che cosa significa? Come vi ho fatto vedere prima, che ho in questo punto la derivata nulla, quindi quando P, che rappresenta il prezzo, è questa derivata qua, questa funzione qua, che è il costo marginale. Quindi il costo marginale è uguale al ricavo marginale. Sono parallele, queste due rette sono parallele. In quel punto è nullo, le rette sono parallele. P uguale a dF di Q. Quindi la derivata in quel punto è proprio pari all'inclinazione, l'inclinazione è uguale. L'inclinazione P sarebbe l'inclinazione della retta di ricavi, no? Prezzo. DF di Q è quella funzione di costo. Quindi il costo marginale è uguale al ricavo marginale. Ci siete? Più o meno. Allora, la differenza rispetto all'analisi che abbiamo fatto prima è che mentre qui ci stava un'espressione lineare, c'era C con F più C con B, abbiamo detto che purtroppo questo costo non è più
lineare. Quindi lo dobbiamo rendere funzione di una funzione di Q, funzione della funzione di X, è funzione di Q, è funzione della quantità. Quindi abbiamo introdotto una funzione di costo che è funzione di Q complessiva, di cui una parte rientra all'interno dell'espressione precedente, un'altra la dobbiamo ricavare. Quindi abbiamo la formula dell'utile che cambia, perché P per Q, cioè il ricavo è uguale, è sempre una retta, continua a crescere in maniera lineare sempre per le 5 cose che abbiamo fatto. Fi di Q invece non è più lineare, cambia, varia, potrebbe anche decrementare, noi sappiamo che incrementa, ma voglio dire, è una funzione di Q. Andiamola a calcolare, andiamo a calcolare una derivata di quella funzione U per cercare il massimo di questa funzione e otteniamo nient'altro che una banale espressione del fi fatto di Q è uguale a P per K. O no? P che? P è il prezzo. Cioè che? Una variante? No, costante. E perciò è uguale a P. Giusto? Questa invece è la derivata di una funzione parziale. La funzione quindi resta la derivata della funzione parziale rispetto a Q, che è uguale a 0, perché l'utile in quel punto sappiamo che è nullo. Benissimo. Quindi P del fi di Q. Quindi questa funzione ha il coefficiente angolare della funzione del ricavo, quindi è una retta parallela alla retta del ricavo.